È stata imponente la mole di lavoro svolta dagli uomini del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lucca nel 2017. 4.856 gli interventi complessivi, distribuiti tra incendi, incendi boschivi, incidenti stradali, danni da acqua e interventi di soccorso vari. Come consuetudine, il bilancio dell'attività è stato illustrato al termine delle celebrazioni per la Santa Barbara, con la messa officiata dall'arcivescovo Italo Castellani all'interno della palestra del Comando Provinciale di Lucca. Terminata la funzione religiosa, sono stati letti i messaggi del capo dipartimento e consegnate le onorificenze al personale giunto alla pensione e alle squadre che si sono distinte per interventi particolarmente delicati durante l'anno. Agli attestati al personale per motivi di servizio, quest'anno si sono aggiunti anche quelli per meriti sportivi. Premiati infatti i campioni italiani di ciclismo dei Vigili del Fuoco, Andrea Peghini e Paolo Valenti. Il comando di Lucca è un comando di grandissima tradizione. Ha visto in questi ultimi anni tante occasioni di esporsi in prima linea e di meritare l'attenzione e il rispetto di tutte le autorità e di tutti i cittadini del territorio lucchese. Un territorio che oggi è servito con quattro sedi che permettono di avvicinarsi sempre di più ai cittadini che serviamo, nello spirito che il Corpo dei Vigili del Fuoco vuole sempre rimarcare in ogni occasione, anche quelle liete come oggi, essere al servizio del territorio, essere al servizio dei cittadini.